liquidità all'economia reale attraverso la leva fiscale, detassazione redditi di impresa, decontribuzione costo del lavoro, abrogazione dei limiti alla compensazione dei crediti di imposta. Sono questi i temi affrontati oggi per il ciclo di interviste doppie di Alice Channel dall'onorevole Augusta Montaruli, componente della Commissione Politiche Europee della Camera dei Deputati, e Gianluca Amati di GTS Online, consigliere di Alice. Vediamo l'intervista. Gianluca, qual è la posizione di Alice su temi importanti come per esempio quelli della detassazione, della contribuzione, credito d'imposta, tutti quei temi che insomma Alice ha sottoposto all'attenzione del governo nelle ultime settimane? Buonasera a tutti. Abbiamo bisogno noi come azienda di ridisegnare una riforma fiscale per la ripartenza delle imprese che preveda una detassazione, quindi una riduzione della pressione fiscale sulle aziende in termini di imposte dirette, una reintroduzione della rottamazione di tutti i ruoli che sono detenuti all'agenzia delle riscossioni. Abbiamo bisogno di una decontribuzione, quindi una riduzione del cuneo fiscale, un rifinanziamento della cassa integrazione anche per tutti quei settori dove oggi dicono che sono usciti dalla crisi, ma con l'incentivo dello smart working molte aziende dalla crisi ancora non escono. Abbiamo bisogno di un credito d'imposta, quindi annullare definitivamente qualunque limite sul credito d'imposta. Noi siamo concordi con tutte le proposte che voi stessi avete avanzato, perché crediamo che mai, come in questo periodo, dove peraltro facendo debito c'è una possibilità di liquidità maggiore rispetto al passato, ci sia al contempo l'opportunità di garantire una riforma da un punto di vista fiscale a sostegno delle imprese e dei lavoratori, anziché perdersi nei meandri dei bonus, che sono utili nel momento della contingenza, ma che non garantiscono una politica di sostegno al mondo del lavoro e dell'imprenditoria a lungo respiro. Crediamo che soltanto con proposte come quella che voi avete avanzato possiamo dare la possibilità agli imprenditori di credere ulteriormente nel futuro, e questo è fondamentale nel momento in cui a breve vi sarà lo sblocco dei licenziamenti e ci sarà la necessità di contenere i lavoratori nel nostro mercato, dando la possibilità ai lavoratori di sostenerli realmente.